argentinano. Per cui è un passaggio tra la nostra terra e l'Argentina, per certe vie dove siamo estremamente esclusivamente presenti. E vediamo un po' anche la nostra razza marchigiana, che auspichiamo che possa avere un ruolo importante anche nelle tavole e nelle ristorazioni. E è condita con rucola e pimpinella, per cui due sapori e due erbe aromatiche particolari. La rucola ovviamente maggiormente conosciuta, magari quella coltivata in maniera orticola, dove la parte pungente, la parte acre, quella aromatica e con certe vie amara, viene un po' smorzata proprio dalla crescita più rapida rispetto alla rucola che troviamo nei campi, che troviamo lungo le strade. E questa pimpinella, una pimpinella che non viene utilizzata molto, se non per chi la conosce nelle insalate, diventa interessante per esempio con le fragole, perché la pimpinella vuole un sapore e anche un bel gusto alla nocciola, un po' alla noce. Per questa particolarità organolettica che si cosa bene anche con la frutta, tanto che a Montefiore, un gas per esempio, è stata creata questa coppa di flora, che ha un po' il nome di Montefiore, con la frutta della Valdasso, con la lotta della pesca, in una macerona mista appunto con la professore, non ti giri, mangi solo? Questo sapore particolare che riesce a dare alla, in questo caso anche alla carne, per cui l'estensione della pimpinella va dai primi piatti ai contorni secondi, ai contorni alle insalate, per cui una